visto una Francisca sconfitta. Enamoradissima. E innamoratissima. Y que a veces, che a volte fa delle cose buone. A veces. A volte. Poche volte, sì. Que, bueno, che secuencias de acción. Ha delle scene di azione. Come se fosse Indiana Jones. Come se fosse Indiana Jones, no? Allora, quante persone hai fatto fuori in questa stagione del segreto? Quanti ne hai ammazzati? Sono arrivati un sacco di altri personaggi al segreto. Quanti sono, più o meno? Dovrebbero... Muchos. Molti. So che... Quando abbiamo iniziato, 6 anni fa, ci sono passati più di 500 attori. Più di 500 attori. Andiamo a parlare di Emilia. Emilia ne ha viste di tutti i colori, belle e brutte, cotte e crude, bianche e nere, di tutti i colori. Penso che hanno sempre desiderato essere genitori permissivi, non rigidi, però che si centrano moltissimo, ma si concentrano tantissimo sull'intelligenza emotiva. È stato il mio primo ruolo da protagonista e quindi me lo tengo nel cuore, ecco, ci sono dei legami. Tu hai sempre sognato di fare questo lavoro oppure pensavi di fare un'altra cosa? Ma penso di essere fortunato perché sin da quando ero piccolo ho scoperto questa vocazione di essere attore. Con Tristan io ho sempre pensato che potevo sempre farlo, insomma, che era un personaggio che mi calzava bene. Quando ho conosciuto Megan, che era il secondo provino che abbiamo visto, ho pensato che sì, assolutamente la parte era come lei. Amico che mi parlava e mi diceva: perché non fai un tentativo nel mondo della recitazione? Mira, ho frequentato un seminario di Cristina Rota, mi è piaciuto tantissimo, ho pensato che fosse la mia strada. Primo istante in cui abbiamo fatto il provino c'è stato qualcosa, una chimica, un collegamento speciale tra noi, e poi ci siamo sempre sostenuti reciprocamente, non ci siamo mai abbandonati. Personaje que habla con los ojos. Maurizio è un personaggio che parla con gli occhi. È molto interessante. Hablar está sobrevalorado. Parlare è sopravvalutato. Con gli occhi fai capire tutto. Se donna Francisca te lo chiedesse, ti taglieresti la barba? No. Io de broma dico no, che no, io dico sempre barba. Per scherzo che vivo dalla mia barba. Sotto qua ci sono tutti i segreti di Puente Viejo, signori. Qual è secondo te il segreto di questo successo? Pues non lo so. Non saprei veramente. Io suppongo che lo bien che nos llevábamos. Pues sì, stavamo molto bene dietro le quinte, ha fatto sì che la storia fosse più bella, questo affiatamento. Proprio come Pepe e Tristan, insomma. Suppongo che ese es el secreto. Forse è questo il segreto. Bonito, una bella sceneggiatura. E un'accoglienza così bella. È diventato uno dei sex symbol del segreto, possiamo dire. Ti senti tale? Non lo so. Ecco, cos'è la cosa più strana che ti ha chiesto una fan? Però una volta, all'inizio in Spagna, mi pagavano per partecipare a un matrimonio, ad un matrimonio di alcune persone. Io dovevo essere il sacerdote che sposava questi due ragazzi. No.